Ciao ragazzi, in questo video vi voglio mostrare una variante di traslocazioni per gli arti superiori che io ritengo un esercizio fondamentale per andare a rinforzare tutta la muscolatura che porta la parte superiore del braccio, quindi la testa dell'ombra in extra rotazione, permette di rinforzare tutta la muscolatura che va a retroporre il braccio, che permette di andare ad addurre le scapole e via dicendo, quindi tutto anche il comparto del trapezio, dei romboidi e via dicendo. Inoltre è un ottimo test per valutare quella che è la mobilità delle spalle. Normalmente quando noi andiamo a pensare alla traslocazione siamo abituati a vedere il classico esercizio dove si porta il bastone da una parte all'altra, quindi sostanzialmente la parte inferiore, la parte media e la parte superiore del corpo, eccetto le braccia, sono il punto fisso e le braccia si muovono all'interno della cavità glenoidea, specialmente la parte superiore del braccio, e andando ad accompagnare il movimento del bastone. Nell'esercizio che vi voglio proporre io invece ragioniamo in modo inverso, andiamo a tenere ferma, ok, la parte superiore del corpo con riferimento delle braccia, quindi le braccia con un bastone, un peso, un carico rimangono fermi ed è il corpo che si muove rispetto alla posizione di partenza. Quindi diciamo che è un buon modo per andare in qualche modo a invertire quelle che sono le normali funzioni di determinati muscoli e di conseguenza normalmente ci sono alcuni muscoli che sono fissati e tendono ad allungarsi rispetto ad un'altra estremità. In questo caso tendiamo a fare l'opposto, cioè tendiamo a tenere ferma una determinata estremità e andiamo ad allungare la parte che normalmente possiamo considerare come origine. Quindi è un modo, diciamo, alternativo per andare a lavorare su tutto il concetto della stabilità, ovviamente della spalla, tutto il lavoro di rinforzo della muscolatura della scapola, e sicuramente può essere un ottimo modo per riuscire a gestire il carico per tutte le persone che eseguono movimenti di supporto del peso per la testa, quindi gli squat overhead, chi esegue il lento, chi esegue la pesistica e via dicendo. Logicamente partite con poco, dovete sviluppare un po' di mobilità scapolo-omerale se non ne avete, dovete cercare di muovere le braccia in modo perfettamente simmetrico. Lo scopo è cercare di tenere sempre il braccio, diciamo, perpendicolare, se non lo vediamo di lato il braccio è sempre perpendicolare, e dobbiamo muovere il busto e le gambe. Nella versione che vi mostro io il busto viene portato fino a una posizione in cui è parallelo al pavimento e forma un angolo di 90 gradi con le gambe. Se siete troppo rigidi potete andare a gestire la posizione magari flettendo leggermente le ginocchia, non sarebbe proprio l'ideale, ok? Quindi rappresenta di per sé una sorta di good morning modificato. Ha fatalità il grande vantaggio di andare ad allungare in modo molto buono tutta la parte posteriore delle gambe, in quanto generalmente causando la traslocazione una retrazione e quindi una adduzione delle scapole tende a favorire l'apertura del petto. L'apertura del petto e una estensione toracica, una leggera estensione della parete lombare tendono a stirare maggiormente il femorale perché portano il bacino in antiversione. Quindi, come vedete, i vantaggi sono tanti: mobilità di spalle, mobilità dei femorali, ne ha per tutti i tipi. Tutto quello che vi resta da fare è provarlo e dirmi come lo trovate.